Presidente, signora Presidente, signori Ministri, permettetemi innanzitutto di augurarvi un buon lavoro anche a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. Ci aspetta una nuova legislatura e dobbiamo affrontarla con onore e disciplina. Vedete, parlare in dichiarazione di voto, poi dopo Berlusconi, insomma, dopo aver ascoltato i contributi di molti colleghi, mi mette nella condizione di aver visto, aver sentito un po' tutti i temi sviscerati e anche approfonditi. Mi permetterò quindi di trasformare lo svantaggio del già detto con l'opportunità di scegliere che cosa dire e a cosa dare attenzione nel mio discorso. Prima di entrare nel merito rispetto alla sua replica, Presidente, mi permetto una disquisizione linguistica che è stata già anticipata dalla collega. Vede, le parole sono un luogo, la grammatica è uno strumento e a volte la scelta di un articolo, la Presidente o il Presidente, non è una sfizieria grammaticale soltanto, anticipa un pensiero. Molte volte la grammatica, così come appunto le parole, anticipano e danno vita a dei pensieri che poi, solo dopo, diventano azioni e norme. Adesso mi permetta di entrare nel merito, chiaramente, della sua replica. Vede, lei ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto dell'Italia con altri paesi. Non regge molto perché hanno altre strutture, oppure se lo vuole fare, Presidente, lo faccia anche per il reddito di cittadinanza e per il salario minimo a questo punto. E poi lei ha citato Padoan come prova del fatto che togliere il tetto al contante non alimenta il sommerso. Io le cito un'altra fonte che non appartiene ad alcun partito, Banca d'Italia. Gli strumenti su cui si basa la lotta al riciclaggio sono molteplici e articolati. Tra essi, il limite dell'uso del contante. E ancora, il limite dell'uso del contante introduce un elemento di difficoltà e di contrasto sociale alla criminalità e all'evasione, Banca d'Italia. E ancora, ha un po' anche ironizzato su mafia e sulle misure del Movimento 5 Stelle. Le cito una norma che non nasce per contrastare la mafia, ma che è servita a togliere manovalanza alla mafia, il reddito di cittadinanza. E ancora, lei lega, e questo non mi dispiace affatto, il mio caro Sud alle rinnovabili. Ottima idea, però lo spieghi al suo ministro del Sud che ha puntato tutto sugli inceneritori. Forse è meglio mettervi un attimo d'accordo. E non soltanto per il PNRR. Giusta la riflessione. Il PNRR nasce nel momento in cui non c'era la guerra e non c'era la crisi energetica. Infatti l'allora presidente Giuseppe Conte, i 200 miliardi, è riuscito a portarli all'Italia per affrontare quella pandemia. Ora provi lei per quest'altra pandemia energetica a trovare altre risorse, o usiamo quelle che abbiamo trovato noi. Può anche essere un'idea, ma chiamiamo le cose con il loro nome. E mi permetta, per il ritardo del PNRR, sì, può essere, è anche vero, ma questo lei lo sa con evidenza, che due terzi del suo governo erano in quel governo che praticamente adesso porta a questi ritardi, quindi è cosa nota, ecco. E poi ha ragione nel sottolineare che manifestare è lecito, che è lecito manifestare qualunque idea e che è scorretto impedire agli altri di manifestare. Soltanto che è ancora più scorretto ed è gravissimo invece dare manganellate agli studenti che non sono armati e che fanno una manifestazione non violenta. E ancora la sanità pubblica, ha ragione, la pandemia ha scoperto un nervo, sì,
Abbiamo ereditato in grande difficoltà il sistema sanitario, ma si ricordi, la sanità è gestita essenzialmente dalle regioni, si confronti con i suoi presidenti di regione, così come quando attacca le politiche attive del lavoro non messe a terra del reddito di cittadinanza. Sa a chi sono in capo le politiche attive del lavoro? Alle regioni. E ancora una volta senta i suoi 14 presidenti di regione. E un'altra cosa, Presidente. È vero, lei non ha citato la pace, lo abbiamo sottolineato tutti. Però veda, io non credo che ci sia una pace giusta e una pace ingiusta. C'è la pace, intanto. E la pace si trova e si cerca anche attraverso le parole, anche nel manifestare. La pace non è solo un intento, una speranza. La pace è un processo che si costruisce anche nominandola, proponendola, cercandola. La guerra la può cominciare uno solo. E così è stato. Lo abbiamo visto. Abbiamo condannato l'azione offensiva della Russia, abbiamo sostenuto e sosteniamo la necessità di aiutare il popolo ucraino offeso e violato, ma se la guerra è uno a procurarla a tutti, la pace sono tutti che devono imporla ad uno e bisogna cominciare. Provi a pronunciarla, pace, è meglio che armi. Ora le sue linee programmatiche, vede, veda, sono manchevoli anche delle parole. Ecco, la democrazia passa attraverso le parole e passa anche attraverso gli atteggiamenti. Anche l'atteggiamento di sbeffa, di sorriso, a volte, sa, mette come una sorta di muro. L'abbiamo visto in opposizione, mi auguro di vedere atteggiamenti diversi rispetto a quelli che oggi abbiamo visto al governo quando gli altri di opposizione, i miei colleghi, parlavano. Quindi mi lasci dire, senza sorrisi beffardi, che le sue linee programmatiche sono manchevoli anche della sostanza che riguarda la sostenibilità ambientale. Lei ha giurato sulla Costituzione, voi tutti avete giurato sulla Costituzione, la Costituzione oggi è ricca di nuove due parole che vanno sostenute, ambiente e futuro, parole che nel suo discorso programmatico sono mancate. E non mi dica che la guerra dovrà farci retrocedere rispetto alla tutela ambientale, perché l'energia è anche pace, l'energia sostenibile. Oppure è forse trivellando il mare che difenderà le bellezze della nave più bella del mondo? Oppure trivellando il mare che tutelerà l'ambiente? O forse pensa che trivellando il mare risolverà il problema energetico? Per quanto? Per un anno? E ne sarà valsa la pena? Non lo so. Ha troppa esperienza politica per dire non sciocchezze, non è nei miei termini, ma per dire cose che lei benissimo sa non possono essere sostenibili. Concludo, Presidente, riprendendo una frase del suo discorso. Il motto del governo è non disturbare chi vuole fare. Bellissimo. Però anche qui di nuovo la grammatica si inserisce. Chi vuole fare che cosa? Cioè, se lei nel suo discorso avesse aggiunto un complemento oggetto, anche due, anche tre, noi avremmo potuto rispondere ok, non disturbiamo. Lei cosa vorrà fare? Vorrà aumentare il precariato? Distruggere il reddito di cittadinanza? Beh, in quel caso mi scuserà, ma certo che disturberemo chi vorrà fare, perché avremo scoperto che cosa vorrà fare. Concludo, Presidente, sperando che 1984 di George Orwell non sia stato di ispirazione nella scelta dei ministeri o dei ministri. Io mi auguro che il Ministero della Pace, alias Difesa, non sia il Ministero della Guerra. Io mi auguro che il Ministero dell'Amore, alias Famiglia, non sia il Ministero che stravolga i diritti civili. Io mi auguro che il Ministero della Verità, chiameremo editoria,
non si occupi della menzogna, ci sorprenda proprio perché è una donna. Per queste motivazioni confermo il voto contrario alla fiducia del Movimento 5 Stelle. Grazie e buon lavoro. Bene. Senatore Romeo.